calcissimo il tiro! Mamma mia che gol! Finale di primo tempo tra Pizzichettone e Rino Cenerentola di 4-1 per la per il Pizzichettone. Ora andiamo a parlare con proprio il numero 7 della formazione che sta portando a casa il primo tempo. Primo tempo sul risultato di 3-1, state giocando veramente molto bene, riuscite ad incidere lì davanti in difesa, forse soltanto un piccolo errore di distrazione sul muro della squadra avversaria. Cosa mi dici? Sì, è capitato, abbiamo preso un contropiede. Purtroppo il pallone, il difensore ha lisciato il pallone ed è entrato dentro, ma è soltanto un piccolo errore che abbiamo rimediato con altri due gol, abbiamo ribaltato di nuovo il risultato. Speriamo di continuare così e... Va benissimo, in bocca al lupo per il secondo tempo. Ora andiamo a parlare. Bello, bello! Vai. Vabbè, non fai. 33! Primo tempo che vede in svantaggio di 3-1, state giocando in maniera un po' disordinata in mezzo al campo e lì davanti non riuscite ad incidere. Cosa mi dici? Diciamo stiamo giocando non tanto bene, ma soprattutto diciamo è un po' colpa del portiere perché su due gol si è fatto. Quindi cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Dobbiamo essere più compatti e tirare di più a porta. Va bene, se in bocca allo per il secondo tempo possiamo dare inizio alla seconda parte del match. Un saluto, sì, da Botella. Tra Pizzichettone e Rino Cerina, seconda giornata, Scucca Elio Vittorini. Finita, il punteggio è di 8-3 per il Pizzichettone. Siamo qui il migliore in campo, Pafundi, che è il migliore dei suoi Terracino. Terracino, per voi una brutta sconfitta, come mai? Il portiere ci ha danneggiato gravemente. Abbiamo preso dei gol molto... che non... il portiere comunque ci ha danneggiato, poi comunque abbiamo giocato, ma... Loro correvano di più e hanno vinto. Ok, e per migliorare comunque dobbiamo cambiare il portiere, penso. Le ambizioni di questa Rino Cerina? Salvarci. Vabbè, vuoi salutare qualcuno? Sì, i miei fans. Ok, ciao. Andiamo da Pafundi, migliore in campo, nuovo acquisto del Pizzichettone. Allora, cosa si prova? Partita con un'altra squadra che non sia il CP London. No, vabbè, il CP London mi manca, anche perché io l'avevo detto ai miei compagni, volevo riprovare a vincere il torneo. Purtroppo la squadra non si è fatta e quindi sono contento di stare con loro in squadra. Vincere ci voleva la vittoria, anche perché già nella prima ci eravamo arrivati vicino, ce la siamo giocata fino a un certo punto, poi diciamo hanno prevalso gli avversari, però oggi diciamo è meritata come vittoria, abbiamo giocato bene. Questo Pizzichettone cosa può puntare? Diciamo ci sono tante squadre forti qua dentro, quindi giriamo le partite e vediamo dove arriviamo. Il calcio è imprevedibile, il pallone è lungo, quindi possiamo vincere contro squadre inaspettate. A chi vogliamo dedicare questa vittoria? Ai miei compagni di squadra, a Guido Mirella che è la prima in campionato. Va bene, in bocca al lupo. Grazie e un buon proseguimento per tutto a te.